Ciao a tutti, bentornati. Oggi, dopo diversi anni, torno a parlare dei miei rossetti di MAC. Vi ho fatto diversi anni fa, infatti, un video sui tutti i miei rossetti di MAC. Come sapete, però, nelle ultime settimane ho fatto un ordine da MAC e, appunto, ho aggiunto dei rossetti alla mia collezione. E andando un po' a sbirciare, mi sono resa conto di avere dei rossetti che avevo completamente dimenticato di avere. Quindi appunto ho deciso di fare un aggiornamento, magari per chi non mi segue da poco e si è persa quel video, magari può approfittare e vedere un pochettino tutti i miei rossetti di MAC. I rossetti in questione sono loro. In questo portarossetti, che penso di aver comprato dai cinesi diverso tempo fa, ho 13 rossetti di MAC, e in questo cofanetto invece ho 4 rossetti. Questi qui sono, bene o male, quasi tutti finish diversi, quindi dal matte al satin, all'amplified. Come sapete, se non siete pratiche di rossetti di MAC, MAC ha tantissimi rossetti, una gamma colori molto molto ampia, e anche diversi finish, quindi dai cremosi agli opachi, ai satin, ai retro matte. Tra l'altro poi hanno aggiunto anche altri finish. Dicevo, invece, in questo cofanetto, regalatomi diversi anni fa dalla mia migliore amica in una edizione natalizia, ci sono 4 rossetti. In realtà sono rossetti presenti in gamma permanente, quindi sono comunque interessanti da vedere, perché comunque li trovate in gamma, però hanno questo packaging particolare natalizio, che comunque mi piace tenere all'interno di questo cofanetto. Io direi a questo punto di partire proprio dai rossetti presenti in questo cofanetto. Mi avvicino un po' così mi vedete meglio. Allora, primo rossetto che tiro fuori, tra l'altro non è semplice tirare fuori i rossetti da questo cofanetto, faccio una fatica tutte le volte. Tra l'altro sono quasi tutti 4 nude come colorazioni. Il primo è un opaco, quindi un matte, nella colorazione Nouvelle Vogue, che è questo carinissimo. Tra l'altro il packaging, il rossetto, la quantità di rossetto è leggermente inferiore rispetto al packaging normale. Vi faccio un paragone, sono un po' più piccolini, sono nella versione mini, non è una full size, se vedete, sono un po' più piccoli. Dicevo, questo qui, questa colorazione è molto bella, un nude rosato e un malva non molto scuro, ve lo mostro. Questo qui è un bel colore, una bella punta di rosa. Io questo lo sfrutto molto di più in primavera, d'inverno molto meno, forse perché viene più fuori il rosa rispetto magari alla mia carnagione, però è davvero un bel malva. È un matte, ma non è per niente fastidioso, non è per niente secco, è abbastanza confortevole, si opacizza, quindi la durata è abbastanza alta, quindi questa cosa è molto importante se amate soprattutto i rossetti opachi con una lunga durata. La cosa bella appunto è questa idratazione, questa sensazione di poca secchezza che ultimamente detesto, che quindi questo rossetto riesce comunque a mantenervi idratate abbastanza a lungo. Altro rossetto, altra colorazione, sempre matte, penso siano tutti matte, credo, non ricordo bene, sempre matte, ed è il Kinda Sexy. Anche qui parliamo di nude, questa qui è una colorazione molto molto famosa, è uno dei nude più famosi di MAC. Purtroppo però a me non sta bene, perché questi colori tendenti al beige, al crema, non mi stanno per niente bene, mi sta veramente male. Eccolo, io penso che queste colorazioni di nude mi siano veramente male, non trovo che mi donino più di tanto, tutte queste colorazioni calde, aranciate, non mi stanno bene. Se andiamo un po' più sul marroncino, un po' più freddo, ma questo beige evidente, non mi sta bene. Ma al di là di questo, per le persone a cui piacciono queste colorazioni, stanno bene questi colori, questo colore è molto bello. Stesse cose valgono per lui, nel senso che quello che vi ho detto del Nouvelle Vogue valgono anche per lui, quindi stessa texture ma allo stesso tempo confortevoli. Sono matte ma comunque non sono secchi. Questo però
Vi dico la verità, l'ho messo davvero pochissime volte perché non mi fa impazzire, ma comunque anche applicandolo sin da subito si nota questa leggera confortevolezza, non si sono abbastanza cremosi anche nello stendersi, l'effetto è abbastanza opaco, quindi avete questo effetto opaco e peccato la colorazione che non mi fa impazzire. Terzo rossetto presente nel cofanetto è un cream sheen, questo è l'unico cream sheen che possiedo ed è il cream cup. Anche qui parliamo di un colore che non mi sta bene, questo però andandoci a mettere una matita un bel po' più scura sul rosato riesco leggermente a farmelo piacere, messo così non mi fa impazzire, ora vedrete. Eccolo qua, allora per quanto riguarda il finish, questo finish che appunto è il cream sheen, che a differenza anche degli Amplified che vedremo a breve, gli Amplified sono sì cremosi ma molto pigmentati, i cream sheen hanno una pigmentazione inferiore, quindi sì, lo vedete così dallo stick, ma la pigmentazione del colore è molto meno satura, quindi avete questo effetto simil lucido, tipo lucida labbra colorato. Allora, questo non mi dispiace per niente, cioè rispetto al Kinda Sexy non mi dispiace. Quando voglio una colorazione un po' più intensa, al di sotto ci applico una matita e poi al di sopra ci applico questo qui e a me piace molto. Il cream sheen è molto confortevole, non vi garantisce una durata chissà quanto alta, però se vi piace l'effetto cremoso, allo stesso tempo anche abbastanza idratante, questo qui è molto molto bello. Ultimo rossetto presente nel cofanetto è sempre un matte ed è Whirl. Anche lui molto famoso, tutte queste colorazioni, questi quattro rossetti sono molto famosi sin da quando io acquisto MAC. Ed è questo colore molto particolare perché questo marrone, questo marroncino freddo, che adesso vi mostro. Lui è molto anni 90, infatti andava un sacco di moda questa tonalità di marrone fredda. È molto bello, a me piace molto, tra l'altro è anche nella mia palette, quindi posso permettermelo di indossarlo, anche se non lo indosso molto, però mi piace in realtà. Prima lo utilizzavo molto molto di più, infatti è abbastanza anche utilizzato, devo tirarlo fuori. Ecco, uno dei motivi per cui ho deciso di fare questo video è proprio per tirare fuori quei rossetti che magari avevo un po' abbandonato. Il finish è opaco. Lui tra quelli che vi ho mostrato fino ad ora degli opachi, quindi tra il Kinda Sexy e il Nouvelle Vogue, è il meno secco di tutti, lo sento il più confortevole, il più idratante di tutti, ricordo anche quando lo applicavo molto più spesso che non mi sembrava fosse un rossetto opaco. L'effetto è proprio un rossetto matte, ma comunque resta molto confortevole, quasi come se non avesse nulla sulle labbra. Abbiamo visto i 4 rossetti presenti all'interno del cofanetto. Vediamo ora i 13 rossetti che ho all'interno di questo portarossetti. Quindi 4 più 13 sono 17 rossetti. E a questo punto direi di andare così random. Pesco il primo che mi capita. E ho pescato Chatterbox, che è quello che mi piace di meno di tutti. Il rossetto di cui mi sono più pentita in assoluto. Ed è un Amplified. Ve lo mostro. Ecco, lasciate stare il colore che secondo me non mi sta per niente bene, mi sta veramente male e lo utilizzo davvero pochissimo. Peccato, l'Amplified è, come vedete, ha un finish cremoso, abbastanza cremoso, non vi dura ore e ore come un matte, ma comunque essendo così tanto pigmentato, la cosa bella di degli Amplified è proprio la confortevolezza, donano proprio alle labbra un'idratazione piacevole, infatti sono piacevoli anche da indossare, non sono fastidiosi e durano anche diverso tempo, ma non, cioè, soprattutto se mangiate e se bevete, resta certo la patina del colore, ma non è di certo un rossetto opaco che è lì fermo e non si muove, quello no. Però se vi piacciono i rossetti cremosi e confortevoli, questi finish qui, che credo facciano ancora tutti quelli che vi menzionerò,
Questi qui potrebbero piacervi. Adesso invece vediamo un retro matte ed è il famosissimo All Fired Up, che è un fucsia bellissimo, è questo fucsia intenso con quella punta di blu che a me fa impazzire. Mi dispiace solo che lo stick si sia staccato, l'ho sbattuto a destra e a sinistra questo rossetto. Questo qui, come dicevo, è un retro matte, ciò significa che è molto opaco, ma già vi dico che rispetto a un matte tipo il Ruby Woo, e questo qui è meno secco del Ruby Woo, cioè si stende comunque abbastanza facilmente. Vi mostro il colore che è bellissimo. Peccato solo che questi colori purtroppo ultimamente, negli ultimi anni, stento ad indossarli se non per serate un po' più particolari. Avevo dimenticato quanto mi piacesse e quanto fosse bello questo colore. Questo qui, come vedete, è questo color intenso, questo fucsia intenso con questa punta di blu, che come vedete anche i denti, risalta molto di più il bianco dei denti. Il finish è abbastanza opaco, dopo diverse ore si secca, a meno che magari non andate ogni tanto a idratarle un po' con un burro, con un balsamo. E comunque sopportabile, certo, se lo tenete su 6 ore, 4-5 ore, non è poco, però insomma, quelle 2-3 ore ve le fate in scioltezza senza, insomma, sentire quel fastidio. Devo riproporlo perché da un po' che non applico questo rossetto ed è meraviglioso. Passiamo adesso al mio preferito, al mio amatissimo Mer, che è invece sempre lui, anche lui un matte. Ecco, lui ad esempio, a differenza dell'All Fired Up, è meno secco, infatti io riesco a tenerlo molto più tempo e non avverto nessun tipo di fastidio, nessuna secchezza. È il mio rossetto preferito, è questo rosa freddo, meraviglioso, lo ricomprerò sempre, tutte le volte che mi termina, e mi terminerà. Non c'è molto da dire. L'unica cosa che mi sento di dire, l'unico appunto che mi sento di fare, è che secondo me tutti i rossetti opachi, cioè tutti i matte, sono diversi in base alla colorazione. Cioè ogni colore, in fatto di proprio finish, di resistenza, di sensazione, sono diversi. Cioè lui sembra quasi, applicandolo sin da subito, sembra quasi un rossetto cremoso, sembra molto simile a un satin, è diverso rispetto anche all'All Fired Up. Cioè io lo vedo, lo sento anche più confortevole, un po' più cremoso. Questo, ad esempio, per me non secca mai, cioè resta lì fermo, non mi dà alcun fastidio ed è il mio rossetto della vita, cioè Mer è il mio rossetto. Cioè se io mi devo descrivere in un rossetto e se mi dovessero chiedere qual è il tuo rossetto preferito, è Mer. Cambiamo finish, passiamo ai satin e andiamo a vedere Captive, che è questo color malva. Ecco, Captive è quel malva con quella nota in più di viola, che a me piace un sacco. I satin, secondo me, sono tra i finish migliori di MAC, perché sono sì confortevoli, sembrano quasi dei cremosi, ma in realtà si fissano benissimo, hanno questo effetto semi lucido, ma neanche tanto, non come un classico cremoso, quindi è proprio una via di mezzo tra un cremoso, quindi un amplified, e un rossetto matte, proprio sta nel mezzo secondo me il satin, e ha una durata cioè altissima, anche io l'ho tenuto su questo con anche altri satin diverse ore ed è fermo, si comporta alla grandissima. Questo colore poi mi piace tanto, ripeto, ogni rossetto secondo me cambia anche in base al colore, cambia proprio la performance in base al colore, io la penso così su molti rossetti di MAC. Un'altra tipologia che io amo follemente, penso li facciano ancora perché secondo me sono tra i rossetti meglio riusciti di MAC come proprio formulazione e tutto quanto, mi ricordo che quando l'ho acquistato c'erano pochissime colorazioni, infatti devo andare a dare un'occhiata, ad esempio questi qui non ci ho fatto caso quando ho fatto l'ultimo ordine, se ci fossero ancora, se li fanno ancora. Questo qui è un Pro Longwear, come vedete anche il packaging è diverso rispetto al classico. Questo colore è molto bello, è questo rosso lampone, bello.
qui è un rossetto completamente diverso, proprio come formulazione, come finish, come stesura. È diverso, diverso secondo me da tutti quelli che vi ho mostrato fino ad ora, quindi è diverso dal satin, dall'opaco. La differenza sta, secondo me, nel tipo di stesura. Si stende in una maniera spaventosa, cioè quasi dovete fare attenzione ad applicarlo perché scivola completamente. Inizialmente, i primi minuti, potrebbe sembrare un rossetto cremoso, satin. In realtà, proprio si attacca alle labbra e diventa quasi un rossetto, matte, ma con quella leggera, con quell'effetto leggermente lucido. Non è super opaco, ecco, quello no, però io, se dovessi scegliere tra gli opachi, che prima mi piacevano tantissimo, andavo pazza per gli opachi, adesso se dovessi scegliere tra un opaco e lui, scelgo lui, o al massimo un satin, perché è proprio un effetto diverso, avete quell'effetto lucido bellissimo, poi lui, secondo me, è uno dei rossetti di MAC. Io, questa è l'unica colorazione che ho provato che mi dura di più in assoluto. Secondo me la durata di questo rossetto non ha proprio uguali, cioè è il rossetto che mi dura più a lungo di tutti. Io ricordo che, cioè, anche in una serata in discoteca alle 6 la mattina lui era ancora fermo, cioè era lì, e io ero convinta magari di non averlo, invece era perfettamente lì, immobile. Quindi i prolonger, se ci sono ancora, dateci un'occhiata perché sono fantastici. Spero, se ci sono ancora, che abbiano fatto dei colori in più, perché ricordo che c'era lui un rosso, un nude sul beige, quindi per me terribile, e uno sull'arancio. Insomma, erano veramente poche le scelte colori. Quindi spero che le abbiano almeno leggermente ampliate. Vediamo adesso un rossetto in edizione limitata, ed è questo qui, edizione limitata Giambattista Valli. Io ricordo che quando è uscito questo rossetto, penso 5 anni fa, non ricordo con esattezza, eravamo tutte impazzite, io in primis. E il finish è matte e si chiama Eugenie. Penso che non ci sia come colorazione, non lo so se esiste ancora come colore, non lo so. Come vedete è molto molto scuro, è proprio un bordeaux scuro, scurissimo. Come vedete è un rossetto davvero molto molto intenso. Io, come vi ho già detto, se mi seguite, io prima azzardavo molto di più con i rossetti, utilizzavo questi rossetti scuri, questi bordeaux molto molto scuri. Adesso invece vado sempre su nude. Tornando a lui nello specifico, è un rossetto opaco, quindi un matte, però se devo paragonarlo ad un rossetto opaco che vi ho mostrato, è tipo un mer, quindi stesura molto più semplice rispetto ad un All Fired Up, quasi confortevole. Io l'ho utilizzato non tantissimo, ricordo però che quando l'ho utilizzato non ho sentito chissà quale fastidio di secchezza, però sono belli. Sì, devo dargli una seconda vita a questi rossetti un po' abbandonati, questi colori un po' più dark. Vediamo adesso invece Diva. Diva è un rossetto matte. Diva è uno dei miei preferiti di MAC. Faccio magari il paragone tra Eugenie, che vi ho fatto vedere prima, e Diva. Diva ha una punta in più di rosso, invece Eugenie è proprio un bordeaux prugna. Anche vedendoli dagli stick, secondo me sono diversi. Proprio Diva è quel bordeaux tendente al rosso che a me piace tanto. Vabbè, li sto mettendo proprio con i piedi. Diva è uno di quei colori che a me piace tantissimo. Stupidamente non lo utilizzo più come una volta, prima lo utilizzavo davvero tantissimo. È un colore che secondo me si sposa molto bene con i miei colori, lo vedo proprio abbinato benissimo, anche più del precedente, di Eugenie. Lo vedo proprio più in sintonia con i miei colori. Lui è quindi un matte, e devo dirvi che, a differenza del tipo di Mer, vi prendo come esempio Mer perché secondo me, essendo uno dei rossetti matte, è più confortevole di tutti. Lui non è confortevole quanto quanto Mer, si applica con facilità, vi dà dopo qualche ora un po' di fastidio. Vediamo adesso invece il famosissimo, osannatissimo Ruby Woo.
ed è il rosso più famoso secondo me di sempre, anche lui l'ho utilizzato un bel po'. Allora, il Ruby Woo è il rosso che secondo me mi sta meglio di tutti, è proprio quel rosso perfetto con quella punta di blu. La pecca di questo rossetto, almeno poi non so se abbiano rivisitato un po' la formula, questo qui che ormai ha diversi anni, ha una stesura difficile, ora vedrete. Sul colore io alzo le mani, non per questo è un rossetto icona nel mondo, è il rossetto per eccellenza, il rossetto rosso per eccellenza, però secondo me ha bisogno di alcune accortezze in più. Innanzitutto, se avete le labbra secche, dimenticatevelo proprio. Prima fate un bagno in olio, in un unguento per idratarle il più possibile, altrimenti dimenticatevelo. Io infatti quando lo applico, psicologicamente dico vabbè, devo mettere un balsamo per non lo so una notte intera, insomma le idrato tantissimo, vanno idratate un sacco le labbra, e anche prima di applicarle io ci applico anche il primer stesso di MAC. Infatti quando applico quel primer la stesura è un bel po' diversa, si stende con molta più facilità, altrimenti come avete visto proprio non scivola. Resta fermo sicuramente, dopo un po', dopo tante ore, secca un bel po', e infatti io spesso mi porto comunque dietro un balsamo e vado lì a idratarlo un pochettino, però insomma durata altissima, lunghissima, però va idratato perché è molto molto secco. Un altro rossetto famosissimo soprattutto per le makeup addicted ed è il Rebel nel finish satin. Rebel anche lui ha avuto un momento in cui era osannato, lo amavano tutte, ed è questo viola molto intenso, anche se visto così ha un colore, applicato sulle labbra cambia, e in realtà la particolarità di questo rossetto era proprio l'essere diverso su ogni tipologia e pigmentazione di labbra diverse, quindi come sta a me non è detto che sia bene una persona che ha una pigmentazione diversa dalla mia. Come vedete dallo stick sembra più scuro rispetto che sulle labbra, e come se fosse meno saturo di colore sulle labbra, in realtà è meno intenso di come appare, ecco, sullo stick appunto. Il finish quindi è una garanzia perché è un satin, quindi durata molto lunga, confortevolezza, idratazione, stesura perfetta, quindi è bello, è davvero bello. Vediamo adesso un altro Amplified. Di Amplified infatti ne ho soltanto due. Il primo che vi ho mostrato, il Chatterbox, è questo qui che è il Craving. Anche lui è un colore bellissimo, è questo malva, diverso dal Captive che magari vi rimostro per paragonarlo se lo trovo. Il Captive è un po' più scuro, sono molto simili, però secondo me il Captive è un po' più scuro, è un malva intenso, invece il Craving è un po' più sul rosato. Lui è stupendo, è proprio adesso, attualmente, ora come ora, in questa fase in cui adoro i colori nude o comunque rosati intensi, ma non più di tanto. Anche per il fatto che ultimamente adoro i cremosi, rientra proprio la perfezione nei miei gusti. Andiamo adesso a vedere invece le nuove tre new entry. Partiamo dal questo qui che è il Love Me Lipstick come finish nella colorazione As If I Care, che è un cremoso. Vediamo un attimino a confronto con il Craving perché mi sembrano molto simili. In effetti mi sembrano molto simili, lui è più rosato rispetto, perché faccio sempre confusione con i tappi, lui sembra più rosato rispetto al Craving. Lui mi sembra più cremoso rispetto al Craving, anche perché l'ho messo 2 secondi fa e scivola un po' di più, anche se il Craving scivola che una bellezza, lui lo sento proprio molto cremoso. Devo capire un attimino la durata, se è equiparabile magari a un classico Amplified di MAC oppure è leggermente inferiore. È un bel rosa, bello,
trovo che vada bene anche, non è come il Chatterbox che proprio non mi sta bene per niente. Infatti il Chatterbox è questo rosa, ma perché l'ho comprato io? Non lo so, boh, vabbè, forse andava di moda, non lo so, ma l'avrò messo due volte in croce, perché fortunatamente me ne sono accorta subito. Lui mi piace tanto. Vediamo adesso nel finish satin, la colorazione faux. Lui mi spaventa un po', sbocciato sulla mano, mi sembra che abbia quella punta di rosa. Visto così sembra nude beige, ma neanche, lo vedo, non lo so, devo capire, andiamola a vedere. È molto borderline. Dovete sapere che tutti quei rossetti nude, beigeolini, color cappuccino, marrone chiaro, mi stanno malissimo, terribili. Lui trovo che sia una via di mezzo, cioè non è quel nude, come dire, che mi fa morire completamente, sembro un cadavere. Visto così, si salva, siamo borderline, magari ci andrà a mettere una matita un po' più rosata sotto per renderlo un po' più rosato, però devo dire che non mi dispiace, è molto bello. Il finish è un satin, quindi ripongo tanta fiducia e tante speranze su questo rossetto, pensavo peggio. Ultima new entry invece è questo rossetto nel finish Powder Kiss, in questo packaging completamente opaco, nella colorazione Shocking Revelation, che questo colore è molto bello, mi sembra stupendo, e questo opaco nuovo, idratante, insomma, andiamola a vedere. Ah! Avete presente Ruby Woo? Il contrario. Questa è una rivoluzione, il contrario esatto del Ruby Woo, cioè pur essendo un rossetto opaco, è chiaro che non so a distanza di qualche ora come si comporta, l'effetto è opaco, è un matte, ma si stende che è una meraviglia, cioè scivola alla grande. E sono scioccata, questo va visto anche a distanza di ore come si comporta, se è idratante, e poi è molto idratante, cioè a differenza del Ruby Woo, faccio l'esempio col Ruby Woo classico, ma anche del Mer ha proprio una stesura diversa, cioè è confortevole quanto un Mer, ma proprio il modo di applicazione è diverso, cioè sembra come se ci fosse un olio sotto, non so come dirvelo, e questa mi piace, non me l'aspettavo. E che ne dite? Ditemi un po' anche voi che ne pensate, se li avete provati, se conoscete questi rossetti, perché molti sono rossetti icona, molto molto famosi. Io adoro i rossetti MAC, appena posso insomma li acquisto. E ditemi, ripeto, che ne pensate, se vi va di supportarvi vi chiedo di mettere un like e di iscrivervi al canale, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!